Super 3 World Crosser. È la versione estrema della Super 3. Arriva dai concessionari nel 2012. Per gli amanti dell'enduro, dell'on-off, una versione avventurosa, fatta di pneumatici tassellati. Peso in meno, carbonio in più. Notiamo i fianchetti nuovi, completamente in carbonio, il sottoscocca in alluminio, tante protezioni, un divertimento di guida. L'abbiamo testata a lungo e dopo 3 giorni siamo entrati in simbiosi con questo nuovo modello. Divertente e insospettabile il suo rendimento in off-road. 260 kg nello sterrato più duro, pietraia, fango, sabbia. La moto si comporta sempre in maniera egregia. Serve un po' di manico. Per i più smaniziati però non sarà difficile guidare questa moto anche in fuoristrada. Già al momento del suo esordio la moto ci aveva stupito per il suo bilanciamento, la corretta disposizione dei pesi, il trasferimento di carico tra anteriore e posteriore e l'altezza del baricentro, ma soprattutto per la sua forcella, perché ricordiamo, e gli amanti del fuoristrada lo sanno bene, che la forcella su una moto da enduro è tutto. Lo sanno bene anche Yamaha, che hanno deciso di dotare la nuova Super Teneré della forcella più efficace e più precisa oggi sul mercato degli enduroni. Questo dona un avantreno con un feeling esagerato. Il controllo del posteriore è buono. Abbiamo 2 tarature per il traction control, più la taratura off, vale a dire completamente escluso, che è quella che consigliamo per l'uso in fuoristrada. L'ABS invece non è invasivo, è piuttosto efficace e ripartisce la frenata tra anteriore e posteriore. Questo consente di lasciare l'ABS collegato e installato anche durante l'uso off-road. Anche nel fuoristrada più duro i problemi non ci sono, perché la ripartizione tra anteriore e posteriore è sempre piuttosto efficace ed evita, soprattutto sulla sabbia, di bloccare la ruota anteriore. I nuovi pneumatici Pirelli, gli Enduro Scorpion Rally, risultano eccellenti su questa moto, lasciano un buon feeling sull'anteriore e sul posteriore. La moto riesce a mantenere una grande guidabilità, insospettabile per questa moto. Arrampicarsi anche sugli sterrati più duri diventa un'impresa fattibile. Per gli amanti dell'on-off è forse una delle scelte migliori oggi sul mercato, insieme ad alcuni 800, più portati per la guida in off-road. Il prezzo è di 15.690 euro franco concessionario.